Crea in me, o Dio, un cuore puro, rendimi la gioia della tua salvezza. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro, che è nei cieli, darà cose buone a quelli che glielo chiedono. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa, infatti, è la legge e i profeti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Liturgicamente è proprio fatto bene questo brano del libro di Ester e il brano del Vangelo di Matteo, dove si parla di una preghiera che ottiene dal Signore. La regina Ester era ebrea, ma era sposata a un re non ebreo. E allora si trova in una condizione di disagio. Tra l'altro avviene che proprio in quel periodo il re emana un decreto di morte per tutti gli ebrei. Ma lei l'ha saputo quasi casualmente e se ne rattrista tanto, piange, prega, supplica il Signore. Ed è una preghiera proprio che viene dal cuore e dice: Signore, io ho sentito dire che quando noi ti preghiamo col cuore aperto, con la fiducia piena, tu esaudisci la preghiera. Questo è il momento. Io sono orfana, non sono niente, morirò insieme al mio popolo se tu non vieni a salvarci. E infatti ottiene poi che il re ritiri il decreto e anzi condanni a morte proprio quello che era stato l'autore di questo inganno, in cui il re stesso era caduto, non si era accorto che quello gli aveva creato questo tranello. E allora la preghiera: crea in me, oh Dio, un cuore puro, rendimi la gioia della tua salvezza, perché se tu mi doni la purezza, tu mi doni anche il perdono. Cioè il perdono di Dio cade su un cuore libero dall'inganno, dall'avidità, dall'egoismo, dal vizio, dall'odio. Ci vuole un cuore puro per ottenere ogni dono e anche ogni perdono da Dio. La preghiera della regina Ester è messa sulle labbra della Madonna, perché lei deve ottenere dal Signore la misericordia, il perdono, la remissione dei peccati. Lei, immacolata, senza peccato, vuole salvare tutti i peccatori. Ed ecco che in lei, nel suo seno, si compie il mistero dell'incarnazione del Redentore. Cristo Salvatore scende sulla terra nel seno di Maria e da lì inizia il cammino di salvezza.
Il vecchio Simeone alzò gli occhi e le braccia al cielo quando si trovò davanti Gesù bambino nel Tempio e disse: Signore, adesso puoi anche permettere che il tuo servo se ne vada in pace, perché ho visto la tua salvezza. Me l'avevi promesso, tu hai mantenuto. Le promesse di Dio sono sempre mantenute, perché Dio non illude, non delude, non si inganna, non inganna. Ecco, allora possiamo cantare davvero, come in tutta la Quaresima ci sarà suggerito: lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. In te ritroviamo la gioia del vivere in eterno, proprio come il Padre Celeste ha voluto per tutti noi. Ed ecco la garanzia che Gesù ci dà: chiedete, vi sarà dato, cercate e troverete, bussate, vi sarà aperto, chiedete, vi sarà dato, in qualunque momento, dovunque vi trovate, qualunque sia il vostro merito o demerito davanti a Dio, perché sarebbe una disgrazia che il giusto potesse pregare e chiedere a Dio, e il peccatore no, è il peccatore che ha bisogno del perdono più degli altri. Dice Gesù: il malato ha bisogno del medico. Gesù è il medico che è venuto a guarire le nostre infermità, dice la Bibbia. E allora ecco, chiediamo a Lui, chiediamo sempre, però non con quell'aria di petulanza, ripetere quasi senza fiducia la preghiera. No, ripetiamola, ma sempre con amore, sempre con più amore, con fede, sempre con più fede. Immaginate, quando cominciate a pregare, che vi trovate alla stazione di Pescara e dovete arrivare qua. A ogni passo un'invocazione, a ogni tratto un'Ave Maria, e ogni Ave Maria più calda dell'altra, proprio sentendo che vi avvicinate lì dove è Gesù che state pregando, dove è la Madonna che state invocando. Chiedete, vi sarà dato. E oggi cosa volete chiedere al Signore? L'avete già chiesto: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, dacci il nostro pane quotidiano, sia gloria a te, o Signore, cioè ti chiediamo la conversione dei peccatori, la speranza per tutti, liberaci, liberaci dal male e dal maligno. Cercate e troverete, il Signore è qui. Non è che, siccome siamo peccatori, noi ci avviciniamo e Lui si allontana. Sarebbe un gioco perso. No, il Signore non si allontana. Sta aspettando. A me torna sempre in mente la visione di un'anima santa che stava davanti al tabernacolo. A un certo punto vide lì davanti un cesto pieno di petali di rose, bellissime e profumatissime. E ha chiesto: Gesù, ma per chi sono quei petali? Per tutte le anime che mi vengono a chiedere le grazie. E ma è pieno. Sì, perché non me le vengono a chiedere, stanno tutte lì. Allora chiedete e avrete, cercate e troverete, bussate, vi sarà aperto. Cosa vuol dire questo bussare? Che noi siamo fuori casa e Lui è dentro. Allora, se vogliamo entrare, giustamente, chi è che ha la chiave? Il forestiero o il padrone della casa? Cioè il padrone della casa. Però il forestiero può bussare, deve farlo, e allora il padrone di casa apre ed entra. Un bambino che doveva fare la prima comunione cercava un'immaginetta ricordo, finché ne trovò una che corrispondeva a quello che lui pensava. C'era una bella casetta, una porticina bianca molto pulita, e
fuori la porta c'era Gesù che bussava. Gesù che bussava per entrare dove? Nella casetta, nel cuore del bambino che stava per ricevere Gesù. Infatti noi riceviamo Gesù, Gesù è fuori, noi siamo dentro. Si sono invertite le posizioni per la bontà e la misericordia di Dio. Apriamo e allora di nuovo siamo insieme a casa. Sembra che sia nostra, ma in realtà quando arriva Lui ci accorgiamo che la nostra casa è la sua casa. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci.